nostra Max. Anche qua Max. Saluta. Ciao. Max usato. Max. Max Argento, grazie. Anche qui qua sotto. Federico. Federico, fai il salto, Fede. Fai il salto. Di qua. Anche di qua a sinistra. Dottora. Sinistra. Emi, anche qua un attimo. Ancora qui, grazie. L'ultimo saluto. Serena qua, grazie. E anche sopra, grazie. Anche qua a destra, grazie. Sinistra, Angelina. Guarda Angelina quando vuoi. Nel primo anno non c'erano tanti giornalisti, tanti fotografi, complimenti, avete fatto un grandissimo lavoro, mentre il secondo era così pieno. Oggi invece devo dire che è fiorita proprio questa cosa, sono molto felice. Io sono qua perché non volevo fare televisione quest'anno, ma onestamente per The Voice ho un grande debole. Sono nata con lei e mi piace moltissimo avere la soddisfazione di vedere che qualche ragazza o qualche ragazzo, anche uno solo, che non sia della mia squadra, non importa, che però veramente assurda al successo non subito, ha ragione Federico, questo non è che il vincitore deve andare a spaccare il mondo, però cominci una carriera sostenuta dal RAI, sostenuto ovviamente anche da Sanremo se è possibile, la ragazza Chiara è stata deliziosa, veramente bravissima, mi è piaciuta perché è diversa da tutti gli altri, ecco quello che io cerco è una voce diversa, non importa che abbia 3 ottave, mi piace però che abbia film, che abbia swing e che abbia una presenza scenica, inoltre una voce molto molto personale, ecco perché sono qua, mi diverto con questi 3 signori che conosco, lui appena, le altre 2 personalmente praticamente quasi nulla, ma sono 3 persone intelligenti e allora per le persone intelligenti si può anche fare dell'umorismo, li prendono in giro e quindi c'è un rapporto molto diverso dagli anni in cui sono stata benissimo comunque con le altre squadre. Bene, sono contenta di vederci. Grazie. Devo dire che The Boss mi ha fatto affrontare Sanremo in un altro modo, cioè Sanremo è una passeggiata, è qua, è stata qui la vera fatica, e a Sanremo facevo il mio e è stato molto bello. E allora, in televisione, dopo, non solo a cantare, dopo 10 anni, in cui io e la TV ci siamo un po' in qualche maniera evitati, non lo so, in maniera come quando tu sono stati fidanzati a un certo punto decidono un po' di lasciarsi e di perdersi del tempo. Poi mi ritrovo qui. Quando ho saputo che i coach, i compagni erano loro, io mi sono tranquillizzata molto e questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso di fare The Voice e di provare a vivere con la mia serenità. Perché allora Max, tutti dicono qua dentro, diciamo, ah, Max è quello buono, però in realtà cioè buono, per me non è buono, perché buono non significa neanche fesso, vogliono, no, Max è onesto, Max è una persona onesta e avercelo qua, vicino, durante tutta la fatica delle blind, che comunque è stato molto faticoso per come sono
stata organizzata, cioè lavorando mattina e sera, insomma tutto un po' prestato, avendo cercato, cioè che sono stata serena, sono stata felice. E Raffaella, tu basta stare vicino a lei, anche se non parla, impari qualcosa da lei, cioè impari come si vive, cioè, non solo questo fatto di bisogno, come si vive, lei è una vera star, lei è sincera, in ogni situazione e appena ti incontra ti dice subito la cosa che tu ti aspettavi che lei commentasse di te e te la dice con schiettezza. Questa sincerità, questo modo di essere star, ma star non nel senso in cui lo intendiamo oggi, star, una costruzione, una roba televisiva, lei è veramente alta, è veramente sincera e tutto ciò che ha fatto, io me lo immagino, perché la vedo adesso così, l'ha fatto sempre con un istinto e con una, quella sincerità tipica dei bambini, che si entusiasmano per le cose e che lei ha mantenuto, almeno io la vedo così. Questa grossa opportunità. Sono molto contento di trovarmi qui, nonostante appunto abbia addosso tra molto entusiasmo anche molte ansie, no? Io non ho mai visto che siete tanti giornalisti messi insieme, quindi questo ovviamente mi ha messo un po' in soggezione. Però appunto mi butterò a piedi, diciamo, in questa nuova avventura. Ho sempre ammesso comunque che sarei stato felice di confrontarmi appunto in questo contesto televisivo, perché oltre alla musica mi piace la televisione. E quindi qui sono preso un po' più piccolo come la fama, perché appunto si parla sia di musica che di televisione, anche dal punto di vista appunto dei coach, della Raffaella che ha unito la televisione con la musica, e altri due sono due mostri sacri della musica, quindi insomma non sarà facile. E tra l'altro, per riprendere quello che ha detto anche il nostro direttore, insomma, mi sento comunque di ringraziare anche chi, diciamo, ha contribuito a rendere questo programma quello che è, quindi anche i precedenti coach che per queste controlle ci hanno lasciato una grossa opportunità, ma anche una grossa responsabilità, quindi insomma abbiamo voluto di onorare questo posto, non ti aspetta che c'era questo mio, e insomma bocca al lupo. La cosa fondamentale per me da comunicare riguardo a questa esperienza, che appunto per voi è all'inizio, no? L'esperienza della Voice, è il privilegio di far parte di una squadra incredibile, cioè non avrei mai pensato prima di entrare in questi studi e di vedere un'organizzazione così veramente complessa, articolata, tutto che deve funzionare perfettamente proprio come un orologio e tutto che puntualmente funziona bene come un orologio, cioè è incredibile vedere la televisione fatta da questa parte, no? Cioè dall'interno, e vederla fatta a questo livello, cioè a livello di Champions League, scusate il paragone calcistico. Quindi per me la prima sorpresa e il primo motivo di gratitudine è quello di essere stato parte di questa cosa, di avere la possibilità di vedere ogni giorno, no, che succede tutta questa cosa, decine di persone che si muovono perfettamente coordinate e che contribuiscono tutte al risultato, no? A portare a casa la puntata, quindi è veramente bellissimo stare da questa parte. Secondariamente, per me la grande sorpresa, il grande piacere è quello di far parte, di aver scoperto la bellezza di vivere il gioco, cioè diciamo, la dinamica stessa di The Voice, quindi il fatto di fare del bad audition, il fatto di dover giudicare da poche, insomma, da poche misure di persone una voce, un personaggio, un talento senza averlo visto, il fatto di dover scegliere in pochi secondi di doversi girare. Cioè, per uno come me che ha sempre vissuto la musica da un altro punto di vista, no? Quindi c'è lo studio di registrazione, c'è stare a casa a fare le canzoni, qui devi avere una rapidità di esecuzione, una rapidità mentale che spesso nella nostra vita normale non abbiamo, no? Devi in qualche modo ingegnarti, perché sai di avere una responsabilità, sai di avere un obiettivo che è quello di gioco, sai che ci sono altri tre coach che stanno facendo lo stesso processo mentale che stai facendo tu, e quindi devi in qualche modo risolvere il tuo dubbio in pochi istanti. Ma questo, non lo so, a me dà una carica di adrenalina strepitosa, e anche di questo voglio ringraziare The Voice nel suo insieme, perché non pensavo ci si potesse divertire
e si potesse essere coinvolti così tanto in un meccanismo che fondamentalmente è televisivo, ma è anche musicale, ma è anche ludico. Quindi, insomma, bella esperienza. E poi, per me, essere già in una squadra di coach con dei colleghi che si sono rivelati poi, così anche dal punto di vista umano, dei preziosi alleati, perché comunque non è facilissimo arrivare qui e trovarsi a dover fare una cosa che non hai mai fatto, perché oggettivamente non hai in termini di paragone. Sì, hai visto le altre edizioni, hai visto le edizioni estere, hai visto queste, però non è come stare qui. E farsi coraggio dicendo, cercare di in qualche modo dire dai ragazzi ce la facciamo, dai, avere la grandissima capacità tecnica, artistica e umana di Manuela Di Rocenera, il mondo dello spettacolo proprio in sé, Raffaella, che ci ha fatto anche un po' da coach dei coach, perché avendo già fatto la direzione ci diceva, no? Ci ha detto e ci continua a dire ragazzi qua state allungando, ragazzi qua siamo, ragazzi qua tiriamo notte, però ci è servito perché c'è la possibilità di capire che cosa stessimo facendo. Nel caso di Emistilla per me è la conferma di un artista strepitoso, un artista che conosco da proprio dagli inizi di YouTube, diciamo così, e che ho apprezzato da allora, e ho avuto la possibilità e il privilegio di conoscere anche un amico. Insomma, non potevo sognare di meglio per il mio, diciamo, per la mia prima esperienza televisiva in un talent musicale. Quindi grazie a tutti, per me è più che altro grazie a tutti di avermi permesso di essere qua. Grazie a tutti.